Ciao, sono qua con Fausto Vicari, benvenuto alla Zero Gravity. Parlaci di cosa farai il 5 ottobre. Il 5 ottobre sarò a Matera per il Red Bull Art of Motion, che si terrà appunto a Matera perché è capitale della cultura europea del 2019. Avrò una competizione con gli atleti più forti che ci sono in giro per il mondo. Sì, perché c'erano questo polacco che è stato campione nel 2017, russi. Sì, ci sono un sacco di ragazzi veramente, veramente bravi, tutti qualificatissimi per questo evento. Quindi spero che andrà al meglio che possa andare, però vorrei sottolineare che il parkour non è una competizione con gli altri, ma è una competizione con se stessi. Quindi ognuno di noi competerà con se stesso e sarà felice del risultato degli altri, perché abbiamo una bellissima community. Poi tra l'altro Matera, bella location perché è capitale europea della cultura, quindi ci saranno tante strade, vicoli, comunque sì. una location perfetta, sì, giusto? Sì, è un perfetto spot urbano dove si può praticare parkour, quindi sarà sicuramente una bellissima esperienza. Sicuramente. E invece la differenza, perché ne parlavamo anche prima, fra parkour e free running? Allora, la differenza principale è che il parkour è l'efficienza e il freerunning è la spettacolarità, quindi quando si parla di parkour si parla di arrivare dal punto A al punto B di un percorso nel modo più efficace e veloce possibile, anche fluido. Nel freerunning già il punto A e il punto B non sono ben prestabiliti, il percorso te lo inventi tu e devi fare spettacolo praticamente, quindi entrambi sono degli sport veramente belli e artistici secondo me, perché ti approcci col posto, è veramente bello. E in conclusione, tu sogni i cinque cerchi, le Olimpiadi, giusto? Spero che presenteremo a Tokyo le Olimpiadi questo sport come futuro sport olimpionico, e spero che, se il tempo vuole e la vita pure, ci sarò anche io alle Olimpiadi future. Va bene, grazie, in bocca al lupo. Grazie anche a te per tutto.